stata una bella partita nebbiosa perché non si è visto praticamente un cazzo, regà, ma veramente. Perlomeno gli ultimi 7 minuti io vedevo poco e nulla. I cronisti manco. E i primi minuti qualcosina si è vista, non si è vista. C'era metà campo che non si vedeva, metà campo che si vedeva. Manicomio. Meno male che è finita. Allora, prestazione buona stasera, meno male. Se perdevamo pure o pareggiavamo col Bologna, diciamo che facciamo proprio schifo. Anche se lo facciamo veramente, dato che la Roma oggi ha battuto con 4 pere l'Atalanta, siamo assecondati dalla zona Champions per ora. Ora prossima col Cagliari e poi a gennaio, a gennaio che cazzo facciamo? Napoli, Roma. Il 9, allora, il 6 abbiamo il Napoli, il 9 la Roma, il 12 la Supercoppa, poi 2 giornate dopo ci sarà l'Atalanta, mi pare. Ciao. Partita Morata, bella prestazione stasera, ma anche ragazzi, Bernardeschi, continua così, rinnoviamolo. È stato assieme a Morata il migliore in campo per me, perché Bernardeschi ha fatto 5 partite di fila assist, ok? Perfetto. L'avevo detto che stasera non sarebbe stata di corto muso, ma è stata un po' un muso un pochettino più lungo, così ecco. 2-0, quindi poteva starci anche un 3-0 perché poteva arrivare, però. Allora, primo gol di Morata, azione bella, scambio 1-2 tra Morata e Bernardeschi. Morata da Berna, Berna fa passare sotto le gambe di Icchi e Morata sbuca da dietro la difesa e segna l'1-0. Forse non sa neanche lui come ha fatto per la nebbia, probabilmente, però ci sta. Secondo gol, Morata passa a Cuadrado, cambiando, diciamo, percorrendo tutta il centro del campo. Cuadrado, doppio passo, sassata, gol. Molto bello anche il gol di Cuadrado. Peccato perché Bernardeschi poteva fare il terzo. C'è stata deviazione di uno e poi parata di Skoruski. Se lo merita il gol sto ragazzo, raga, sta giocando bene. È Cuadrado che Caio gli dà la palla perché poi è entrato, guarda caso, Caio. Non ricordo che cazzo è stato, raga, c'era troppa nebbia, non me lo ricordo. E l'ha deviata, non sa manco lui come ha fatto. La nebbia agli urticolli, anzi, la nebbia al Dallara stasera. Vabbè, che dire. Alexandro Pellegrini si è fatto un po' male, quindi Alexandro poi è entrato, che mo questo fa danno. Fortuna non ha fatto danno, la nebbia gli ha coperto un po' il culo, meno male, e la prossima lo vedremo sicuramente titolare. Preparate le casse perché lo andremo ad ammazzare praticamente, la cassa, non le casse. Vabbè, che dire, raga, prestazione molto sufficiente, Pellegrini mi è piaciuto, Arthur, Arthur, raga, allora. Piccola parentesi, Arthur mi piace un botto come giocatore, però non si sta esprimendo al massimo. Piace il modo che ha di giocare. Oggi ha fatto una bella prestazione. Allegri, quando l'ha cambiato, gli ha detto anche bravo. Anche i cronisti l'hanno detto che è stato bravo. Voi appellatevi a quello che vi ho detto io, perché Arthur ha fatto una partita buona, passaggi buoni. Dovrebbe fare qualche verticalizzazione in più, è vero. Ma il suo gioco di smistare pallone a me piace, sinceramente. Anche il controllo palla che ha. Però, se, certo, dovessimo fare uno scambio con Luis Alberto, chi cazzo lo rifiuterebbe? Quello non rientra nei piani di Sarri, quindi vediamo che cazzo succede a gennaio. Io lo farei. Il mago, raga, mi piace un botto come giocatore, non ci posso fare nulla. Anche perché, anche più, certo, un po' diversi sono. Arthur, diciamo, un po' indietro difensivamente. Per smistare palloni, non verticalizzazione. Il mago si è visto sta giornata già contro il Genoa, anche che palloni gli ha dato a Zaccagni e l'altro. Di che vogliamo parlare? Non per questo è soprannominato El Mago, quindi. Vabbè, raga, dopo questa, ciao.